Ballardini. L'amore per l'arrampicata penso sia nato grazie ai miei genitori, che fin da piccolissimo mi hanno portato sulle pareti qui vicino a casa, facendomi scoprire l'ambiente circostante, stare in mezzo alla natura, salire su un posto che è più alto di posti normali, dove puoi vedere il panorama, dove riesci a vedere le cose da un punto di vista diverso. Allora, l'arrampicata per me è sicuramente una passione grandissima. Cerco di metterci tutto me stesso, di usare tutto il tempo che ho per praticarla. Purtroppo l'arrampicata è uno sport dove devi fare tanto così per avere poco così. E quindi devi allenarti sicuramente tanto per raggiungere, per superare i tuoi limiti. Un bel giorno con un amico abbiamo detto: dai, che andiamo in una scoperta a cercare un paio di pareti vergini da chiodare. E ci siamo imbattuti nel bus de vela. Ho pensato che era venuto il momento di creare qualcosa mio, insomma, un po' come può essere un artista. Il fatto di chiodare quando tu pianti uno spit o comunque realizzi una via è una cosa che rimarrà per sempre nella vita, una cosa che arricchezzerà nell'eternità, perché nessuno la toglierà mai, quindi rimarrà per sempre. Visto che noi nella vita, noi persone normali, siamo solo di passaggio, sarebbe stato bello creare qualcosa sia per gli altri, comunque sia per me stesso, per ricordarmi che avevo fatto qualcosa, che avevo lasciato qualcosa in questa vita. Subito ho deciso di comprare un trapano, gli spit, dopodiché ho dedicato tutto il tempo che avevo a questa falesia che mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto, e quindi io spero che anche in un futuro possa diventare una mecca, tra virgolette, italiana per quanto riguarda l'arrampicata. Chiodare rimane una cosa bellissima perché crei una cosa dove hai speso il tuo tempo, hai speso il tuo amore, hai speso le tue emozioni, hai speso le tue parolacce, hai speso le tue bestemmie. Quindi è una cosa che sicuramente senti fino nel profondo. Bullseye.